Ecco, qui sono nato io, nel 1607, quando fui commissionato al pittore Michelangelo Merisi, detto Caravaggio. Avete certamente capito chi sono. Sono le sette opere di misericordia, il quadro voluto da alcuni giovani nobili per l'altare maggiore della Cappella del Piemonte. Era infatti dal 1602 che sette nobili napoletani, consapevoli della miseria e delle necessità di una popolazione bisognosa di aiuto e di solidarietà, avevano deciso di devolvere parte dei loro beni al soccorso degli infelici. Una storia che continua da 400 anni. E io capisco che ognuno di loro cerca qualcosa, ha bisogno di trovare qualcosa. Stesso la prova di quelli che sono usciti e hanno trovato un'attività, un lavoro, mi dà l'idea che questo qualcosa lo stanno cercando veramente. E spero che l'amore si diffonda dentro di loro, frequentando delle persone che gli possono dare qualcosa, non materialmente, anche quello serve nella vita, ma non quello importante, dico dargli qualcosa dentro di sé. Questa è la tesi di laurea di un ragazzo che frequentava. Perché mi hanno voluto? Per esprimere in un dipinto le finalità dell'istituto. La richiesta fu precisa. Un quadro che sintetizzasse l'amore e la carità verso il prossimo attraverso le opere di misericordia corporale. Un quadro che ci rendesse partecipi delle sofferenze altrui in una totalità di amore e dolore. Dal giorno in cui fui posto sull'altare maggiore, sono costante testimone dell'incessante impegno di attività benefica intrapresa dai primi governatori e via via dai loro successori. Ancora oggi, infatti, il Piemonte svolge la sua opera gestendo e sostenendo economicamente diverse attività destinate alle persone più bisognose.